A 2 settimane dall'invasione russa dell'Ucraina, il quadro è purtroppo sempre più chiaro e sempre più desolante. Putin non ha alcuna intenzione di trattare veramente, vuole il controllo di tutta l'area ex sovietica. Per ottenerlo, è disposto ad andare fino in fondo, come ha detto lui stesso in una drammatica telefonata con Macron. Ma soprattutto Putin vuole dimostrare al mondo che la democrazia è debole e non ha la forza di contrastare i suoi piani. Piani che la libera informazione sta mettendo in crisi con le immagini del massacro dei civili e degli arresti degli oppositori interni. Anche per questo ha varato una legge liberticida che impedisce la libera informazione nel suo paese. Una legge che prevede carcere e lavori forzati se un giornalista osa definire guerra quello che stanno combinando i militari russi. Per questo l'ANSA ha deciso di sospendere la sua attività da Mosca per valutare con attenzione se ci siano le condizioni di sicurezza e libertà necessarie per i suoi giornalisti. Giovanni Minoli, collega che stimo tantissimo, mi ha intervistato per la sua trasmissione radiofonica Il Mix delle 5. Abbiamo parlato di queste cose, di tutti i temi che riguardano la guerra e l'informazione. Ve la faccio ascoltare. Il Mix delle 5 di Giovanni Minoli. Bentornati al Mix delle 5. Sono oramai 2 settimane che proviamo a unire, capire i tanti risvolti di questa guerra. Una delle criticità è come comunicare questo conflitto. Luigi Conto, dal 2009 direttore responsabile dell'ANSA, la più importante e affidabile agenzia di stampa italiana. Ecco, direttore, qual è la prima regola che un giornalista dell'ANSA deve ricordare quando batte una notizia? Beh, la prima regola è verifica, 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 verificare che quella notizia venga da una fonte accreditata e se ci sono dubbi non pubblicarla e cercare di verificarla prima di andare avanti. Questa è una regola assoluta per tutte le nostre notizie. È evidente che se una notizia arriva da una fonte ufficiale conosciuta, la verifica non va fatta. Se noi abbiamo un comunicato del Presidente del Consiglio è quello, ma nella guerra e in È situazioni di diverso. questo E infatti, genere. e quando si racconta una guerra strana come questa, cosa cambia? Cambia molto, cambia che hai una molteplicità di fonti da verificare, hai una pressione, uno stress, una responsabilità enorme nel certificare una notizia, che è un po' in fondo il ruolo che noi dobbiamo e dovremmo È avere. quello. Esatto, avere una Esatto. notizia, verificarla e poterla dare ai nostri clienti, ai nostri lettori, dicendogli: ti puoi fidare, questa notizia dovrebbe, è vera. L'ha detta l'ANSA, ecco. Esatto. Internet, la rete, in che modo vi aiuta a informare senza diventare megafono? Cioè, internet vi aiuta o vi complica? Tutte e due, e internet è una grande occasione come dire, ha moltiplicato le fonti e quindi noi possiamo vedere documenti, sentire E testimonianze. incrociarle, sì. Esatto, dopodiché possiamo anche avere il problema di trovarci di fronte a fake news, a notizie alterate appositamente, strumentalmente o magari per errore. Il nostro mestiere è quello di verificarle, separarle e decidere quali sono quelle che vanno pubblicate o meno. Ecco, Conto, è ancora aperta la sede di Mosca? Sì, la sede di Mosca è aperta Con in questo quanti momento. giornalisti? No, in questo momento non abbiamo il nostro giornalista perché, come sapete, è stata approvata una legge liberticida, Sì, che appunto. impedisce di Che fare il censura, nostro insomma. lavoro, che censura e che Ti mette in minaccia gravi. galera. Praticamente in galera lavori forzati, sono previsti lavori forzati per chi scrive che siamo in guerra. Quindi noi abbiamo sospeso in questo momento la nostra presenza lì con l'intenzione di tornare il più presto Cioè, possibile c'è perché la noi sede siamo. aperta, ma è vuota, diciamo. Cioè, del personale amministrativo non ci Ah. sono i giornalisti. Ecco, ma chi tra gli ucraini e i russi, secondo te, è più efficace nella guerra dell'informazione e della controinformazione? Chi è più bravo? Ma i russi sono attrezzatissimi e sono stati attrezzatissimi e sono stati appoggiati con grandi mezzi tecnologici e finanziari nel corso di questi anni. Devo dire che nella fase della guerra gli ucraini si sono difesi bene anche in questo campo Ma si perché. può dire che c'è un criterio per valutare le notizie? Ma questo A è parte la chiaramente storico. verifica delle fonti, che poi sempre, non è sempre distinguere tra veline e notizie è sempre più difficile. È sempre molto difficile il criterio, non soltanto la verifica, ma anche la ripercussione, la valutazione del momento, la scelta dell'immagine, la scelta della parola, la scelta del termine. Per ogni notizia ci vuole una riflessione, non si può scrivere e via in qualche secondo, anche se a volte ci sono delle notizie che vanno date Però molto velocemente. quando sei in diretta il controllo, il raddoppio del controllo diventa complicato.
Esattamente, questo è il problema che abbiamo noi. Dobbiamo essere velocissimi perché in agenzia, il lavoro di agenzia è dare la notizia per primi, ma questo non deve andare mai a detrimento della verifica e della certezza. Certo, ma perché il giornalismo adesso si è allontanato sempre di più dalla notizia, perché i giornalisti stanno negli alberghi? Ma guarda, ci sono molti giornalisti negli alberghi, ma vediamo anche molti giornalisti sul campo. Noi li abbiamo, li hanno altre testate. È chiaro che gli strumenti a nostra disposizione sono talmente tali che si può avere informazione anche stando a distanza, non è però sufficiente. Bisogna essere sempre lì dove succede la notizia, dove cadono le bombe, dove si scattano le foto. Bisogna essere lì. La differenza la fa la preparazione, l'etica e la presenza e il coraggio. Ecco, voi usate freelance, videogiornalisti, fonti alternative come i social, TikTok, eccetera? Certo, noi li usiamo, abbiamo collaboratori in giro per il mondo anche di questo tipo, abbiamo anche una squadra che verifica e setaccia TikTok, Twitter, Instagram, chiaramente sono fonti, abbiamo visto. Ecco, ma faccio un esempio, per esempio sul bombardamento dell'ospedale pediatrico raccontato in modo opposto, come vi regolate? Beh, intanto abbiamo dato le due versioni, dopodiché siamo andati alla fonte, abbiamo chiamato l'AP, abbiamo chiesto se quella fotografia che era stata messa in dubbio fosse vera, loro ci hanno certificato e ci hanno sostenuto e hanno ribadito che era una fotografia reale, quindi c'è la possibilità di andare alla fonte, non sempre, ma bisogna fare tutti gli sforzi per arrivarci. In tempo reale. Esatto. Ma per esempio il rischio di incidenti nelle centrali nucleari ucraine, che è stato rilanciato tante volte, non può diventare un volano per la guerra del terrore di Putin? Guarda, secondo me quello è stato un esempio che è stato strumentalizzato un po' da tutte e due. Sicuramente evocare la minaccia nucleare, attaccare e comunque far vedere che si attacca un sito nucleare è una grande minaccia per il mondo. Allo stesso tempo anche gli ucraini, secondo me, nelle prime ore hanno accentuato quello che era la reale portata di quell'attacco per mettere ancora sotto più pressione mediatica la Russia. Bisogna stare molto attenti, quello è stato un episodio che è capitato di notte, ma noi la mattina abbiamo cercato subito l'Agenzia per l'Energia Atomica Internazionale per avere la verifica. Esatto, che ci ha infatti ha detto che non era vero. Non c'era un rischio immediato, certamente attaccare una centrale è un rischio, ma non era immediato. Ecco, ma con i tempi di informazione sempre più veloci, trasmettere il senso e il significato delle cose significa anche una grande preparazione culturale. Ma ci vuole preparazione, sì, culturale. Ci vuole non solo tecnica nel saper, come dire, scegliere in momenti, in velocità la cosa da dire, ma anche sapere il perché dici quella cosa. Ma certo, ma questo è il motivo per cui a tutti quelli che ci ascoltano diciamo di andare a leggere le notizie dove ci sono dei professionisti, non perché lo possiamo fare soltanto noi, ma perché noi abbiamo la possibilità di investire nelle persone, di farle studiare, di farle viaggiare, di approfondire le fonti, di conoscere, di avere i numeri di telefono giusti degli esperti, e si approfondisce, si dà un'informazione più completa. Poi la verità non esiste, purtroppo è sempre difficile raggiungerla, però si cerca di per approssimazione di verificare, di... Vabbè, insomma, l'ha detto l'ANSA, continuiamo a dire, a pensare che sia già un buon modo di avvicinarci alla verità. Ma questo è quello che cerchiamo di fare tutti i giorni. Ecco, non lo un'ultima posso dire cosa, io. Direttore, chi sta vincendo la guerra delle immagini e delle parole? Ma io credo che Putin abbia calcolato male una serie di fattori, tra cui questo: le immagini dei civili uccisi per strada, dei bambini, degli zaini, della gente terrorizzata. Non ne ha tenuto conto. Non ne ha tenuto conto, non l'ha immaginata, oppure è un calcolo che ha fatto e non gliene importa niente. Esatto, non gliene importa niente, però chi ha occhi per vedere e vede queste immagini, credo che non abbia nessun dubbio da che parte stare. Grazie direttore, buon lavoro, grazie. Grazie a voi.